12ª giornata al Don Mauro Bartolini con l'Atletico Ascoli che ospita l'Ancona. Gadda conferma Bianchi tra i pali. Nell'Atletico, rispetto a mercoledì, tornano tra gli altri i titolari Ciabuschi e Vecchiarello. In Tibruna anche Francesco Bellini. Al secondo minuto Vecchiarello chiede troppo alle sue qualità tecniche e perde palla sulla pressione di Gulinatti, bravo a servire Alluci che batte Pompei con il secondo centro in campo esterno per i dorici. Al minuto ottavo l'argentino prova a farsi perdonare raccogliendo un rimpallo dal limite dell'area, ma la sua conclusione termina alta. I bianconeri chiudono i dorici nella propria metà campo e dal diciottesimo vanno vicino al pari. Azione di Minicucci, palla a Clerici che calcia dal limite con palla di poco alta. Al ventiduesimo ancora Clerici protagonista con un bel cross per la testa di Ciabuschi che manda al lato di poco. Al minuto 35 azione tambureggiante dei bianconeri con cross dalla destra per Ciabuschi, testa sul palo, il pallone arriva a Clerici che infila per il meritato pareggio ascolano. Al 46esimo traversone di Nonni ancora per Ciabuschi che di testa prova a sorprendere Bianchi che esce male ma il pallone si spegne sulla parte alta della porta. La ripresa inizia con Amadori che prende il posto di Martiniello nei dorici. Al quarto minuto scontro aereo Nonni-Amadori, l'arbitro Veloci di Frosinone giudica da giallo l'intervento del numero 5 bianconero, per lui è il secondo. Numerose le proteste degli ascolani che subiscono anche l'espulsione del vice allenatore Simoni. Al 13esimo velenosa punizione di Vecchiarello parata da Bianchi. Al minuto 18, nonostante l'inferiorità numerica, l'Atletico continua ad attaccare, traversone di Minicucci, testa di Ciabuschi con palla che attraversa tutta l'area di porta. Al 19esimo corner di Alluce, testa di Rovinelli, palla colpita male. Al 25esimo Gadda prova a dare una scossa ai suoi, incapaci di reagire nonostante l'uomo in più. Seccardini vuole vincerla ed inserisce il rientrante Maio al posto dell'ottimo Minicucci. Alla mezz'ora Azzurumba scalda i guantoni a Pompei, bravo a deviare in angolo, una conclusione diagonale. Al minuto 36 dal corner di Alluci si accende una mischia dove Belcastro ci prova per ben due volte, dal secondo tentativo fa centro e riporta i dorici in avanti. Il gol spegne le speranze dell'Atletico che non riesce più a creare occasioni nonostante 5 minuti di recupero, anzi è Pecci al 46esimo ad avere l'occasione per il terzo gol. Dopo il triplice fischio l'arbitro Veloci torna protagonista con un rosso per protesta al portiere bianco-nero Pompei. L'Ancona torna a vincere in trasferta soffrendo, un Atletico Ascoli padrone del campo per gran parte della partita, ma nel calcio si sa, non sempre vince il migliore. L'avevamo preparata credo tatticamente bene, sapevamo di che dovevamo concedere qualcosa all'Atletico Ascoli perché in questo momento è una squadra superiore all'Ancona per fiducia, per convinzione, anche per qualità del gioco, quindi sapevamo che dovevamo soffrire, l'abbiamo interpretata bene subito all'inizio, il vantaggio ci ha dato forza e morale, anche se poi l'Atletico Ascoli ha trovato il pareggio anche meritato, devo dire. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione che chiaramente diventa, non sempre così, però è diventato un episodio determinante. Abbiamo portato via una vittoria sicuramente difficile su un campo difficile contro una squadra in questo momento molto forte, credo tra le migliori di questo campionato. Possiamo dire che non sempre vincono i migliori. Ma noi ne abbiamo già passato nelle prime giornate, Noi 3 o 4 partite non abbiamo vinto quando eravamo stati i migliori e oggi abbiamo vinto che non siamo stati i migliori, onestamente, chiaramente, fermo stando che è una partita di sacrificio, di voglia, di generosità dei ragazzi che sono stati probabilmente premiati per quello che abbiamo lasciato per strada. Onore all'Atletico. Onore all'Atletico, gioca un buon calcio, lo sapevamo, onore sicuramente, credo che quello che hanno in classifica a questo punto sia più che meritato e credo che venire a vincere qua contro questa squadra non sia assolutamente semplice. Che segnale dà al campionato questa vittoria? Ma noi dobbiamo trovare continuità, l'Ancona di oggi ha fatto una grande vittoria ma l'Ancona di oggi non basta, se vuol fare un campionato da protagonista deve crescere assolutamente, lo può fare e questi risultati probabilmente sicuramente aiutano perché noi siamo un po' insicuri, abbiamo perso un po' di certezze, dobbiamo riacquistarle perché questa Ancona di oggi può fare un campionato anonimo, sì va bene, ma se vuole essere protagonista deve alzare l'asticella assolutamente delle prestazioni. Mister, è difficile accettare una sconfitta del genere?
Sì, è difficile perché i ragazzi hanno dato tutto e come sempre è sceso in campo un atletico che vediamo ormai da un anno e mezzo, quindi faccio fatica anche a capire come possa essere arrivata questa sconfitta. Per il resto però lo sapevamo, quindi adesso tutti sanno che quando Seccardini parla di salvezza, che è un campionato difficile, che bisogna arrivare il prima possibile a raggiungere i punti necessari per poi non finire nelle sabbie mobili, adesso vi siete resi conto un po' tutti il perché e il per come. Anche Gadda ha detto che l'arbitro non era nelle migliori giornate. Ma guarda, io mi porto i complimenti di tutta la società dell'Ancona che è entrata dentro lo spogliatoio dei miei ragazzi, del mister Gadda, e noi abbiamo fatto quello che facciamo sempre. Per quanto riguarda l'arbitro, dico semplicemente che oggi ci ha dimostrato ancora di più che se i miei ragazzi erano forti, adesso l'Atletico Ascoli è scomodo, perché sennò è impensabile poter presentarsi qui al Don Mauro Bartolini e fare una condotta del genere. Però ripeto sempre, tutti possono sbagliare la scelta finale, non puoi sbagliare l'atteggiamento, perché dall'inizio alla fine che lui ha veicolato una partita tutta sua, che l'abbia ammesso mister Gadda, lei riconosce quale uomo di sport è e la signorità che ha dentro e fuori al campo, quindi lo ringrazio. Siamo usciti comunque tra gli applausi. Ma siamo usciti tra gli applausi perché questi ragazzi non negoziano, sono ragazzi diversi, sono ragazzi abnegati, rispecchiano la famiglia Giordana che è indipendente, autonoma e che non si piega a nessuna situazione avversa, quindi è una sconfitta che adesso fa male, però non ci intacca minimamente l'idea, il percorso e il cammino, lo sapevamo che è duro, che era contornato da queste giornate amare, però diciamo che alla fine ha perso soltanto lo sport e non diciamo l'Atletico Ascoli inteso come squadra dominata o squadra che comunque sia ha rinunciato a proporre, a giocare, a fare, a creare. Anzi, non vi scordate che noi abbiamo giocato un tempo intero più recupero con l'uomo in meno e abbiamo finito la partita senza subire tiri in porta e alla fine abbiamo preso due gol.